Eccoci arrivati al Palasport di Villa Dose. Solito iter, solito rito, la concentrazione sul volto del 2002. Stanno facendo il trattamento pre-partita. Fumo, alcol, qualcos'altro che non si può dire. Ma siete carichi, raga? Tantissimo! Li raggiunge 30 gol secondo te? Secondo me 27-28 li fa. Te l'ha guffata, ha detto. Ti ha detto che non sei un giocatore 31. Da 30 gol, eh? 31. E te quanti gol li fai, Ez? Media annuale di 12. Quest'anno se scarica il pallone a chi viene a rimorchio può essere. Aia. Abbiamo insegnato il passaggio, abbiamo insegnato adesso. Mercoledì, adesso vediamo se. Proprio questo mercoledì. Facile parlare da fuori. Adesso vediamo. Però il campionato si vince. Segnale forte da parte di Ezechiel Morello, il campionato si vince. Non vi fa paura il Pernumia, lo Jesuit Valley? Soprattutto il Pernumia non ci fa paura. Allora eccoci nel pre-partita della quinta giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi arriva il San Precario, una squadra reduce da una sconfitta pesante contro il Pernumia per 8-1. Si vorrà riscattare, ma c'è un Rovigo comunque che ha preso sicurezza dopo l'ultima partita. Sì, comunque loro sono una bella squadra, infatti hanno 6 punti, probabilmente la squadra più tosta tra quelle che abbiamo incontrato fino ad adesso. Quindi è qua che dobbiamo dimostrare quanto valiamo e se siamo una squadra in grado di vincere il campionato. 10 punti nelle prime 4 giornate. A meno 2 dal primo posto in classifica, presidiato dallo Yes Work Valley assieme al Pernumia. Questo vi preoccupa? Pensi che la corsa per il primato si faccia sempre più complicata? Sicuramente complicata. Poi la cosa difficile è vincere tutte le partite, sicuramente, però quelle fondamentali saranno gli scontri diretti. Quindi dobbiamo non perdere punti per strada, arrivare agli scontri diretti con meno punti di differenza possibili. Ed invece cosa dici a tutti coloro che affermano, un po' come diceva anche Fre nell'ultima partita, che il loro Rovigo è troppo Fabio dipendente? Domanda difficile. È una cosa su cui devo lavorare anch'io. Io nel senso che devo lavorare molto con la squadra in modo da aiutare gli altri e dare una mano anche dal punto di vista corale, non solo individuale. Mi ci includo anch'io in questo problema da risolvere. E niente, cerchiamo di migliorare in allenamento. E invece dall'altra parte il portiere, ragazzi, prossimo della nazionale italiana di futsal, Francesco Pio Di Mauro. Come ti senti di arrivare a questa partita? Oggi ti aspetti qualche minuto in più, in seguito comunque alla tua prestazione buona, se non fosse per quel piccolo particolare del gol preso sul primo palo. Sì, intanto ringrazio di essere qui. Per quanto riguarda il gol subito, sì, come ho già detto, potevo fare di più, vediamo se giocherò di più, non me l'aspetto, dico la verità. Ma perché non pensi di giocare di più oggi? Anche perché appunto la scorsa partita sono entrato e ho preso gol, è sicuramente un elemento importante. Penso che abbia anche inciso avere subito un tiro così difficile, proprio il primo tiro appena sei entrato, però comunque Pisa ha fatto una buona partita pure la settimana scorsa. Quindi. Tra l'altro Pisa mi ha detto in confidenza in direct che oggi spera che giochi tu, te lo meriteresti. Adesso lo facciamo vedere qua sotto il commento. Tu come prendi le parole del giocatore con la 1 del Rovigo? No, vabbè, a me come detto a Pisa voglio un gran bene. Poi più che altro abbiamo già parlato in settimana e andiamo un po' in giro. Diceva va bene per 10 euro giochi tu, c'è un bel rapporto, mi piace molto il clima che abbiamo noi due perché c'è rivalità, però al contempo c'è anche una bella amicizia. E dati 10 euro? Non glielo ho dati 10 euro, quindi non penso di giocare appunto. Cosa rispondi fra l'hater che ti ha detto papera rara? Aspetta, lo so. E allora adesso andiamo a leggere le domande degli utenti. Tra l'altro hashtag domanda per chi volesse chiederci qualcosa, che al prossimo video vi risponderemo. Partiamo con Fabio. Allora, una domanda abbastanza intima da parte di Francesco Erpupone. Fabio, ma ti radi mai il sotto? Ma perché si è iniziata questa domanda? Ringrazio Dottor Pupone che lascia molti commenti. Ma vabbè, ma sì o no? Secco, sì o no? Togliamo sta pagliacciata, dai, qua siamo seri, parliamo di futsal. Comunque per me è un no. Andiamo con la prossima domanda di Christian Affinito che ti chiede: hai grandi potenzialità, Fabio. Ti senti di poter arrivare in Serie A un giorno? Intanto facciamo uno scalino alla volta, sono in Serie D, quindi puntiamo a salire piano piano e non so, vedremo. Adesso è difficile confrontarsi con la Serie A. Ma ti piacerebbe un giorno poter arrivare in questa categoria? Ma sì, un giorno sì, mi piacerebbe. Ma la cameraman, anzi camerwoman, è la fidanzata di uno dei tre? Vai Fabio, rispondi. Smentisci o conferma quella che è, insomma, la realtà dei fatti? Ecco camerwoman, rispondete alla domanda. No. Sì. C'è un conflitto di interessi qui tra chi dice sì e chi dice no. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No. È stato breve ma intenso. E adesso invece andiamo con l'ultima domanda di giornata da parte di Seommo che dice: il fratello di Fabio ha fatto una papera rara. Come rispondi alle critiche? Non è una domanda. Infatti non ho detto una domanda. Cosa rispondi alle critiche? Capisci l'italiano? Io come ho detto, allora su quel tiro lì per me non è un tiro facile. Come ho già detto anche la volta scorsa, potevo fare di più. Ma è sul primo palo. No, non vuol dire che sia una papera. Ma è tuo fratello, difendilo. Per me quello è un errore, ovvero che potevo fare di più, ma non è una papera. Perché la papera secondo me si fa su tiri che sono assolutamente da parare. Quello è un tiro che secondo me si può parare, però è anche abbastanza difficile. E invece cosa ne pensi
pensi tu, Fabio? Papera o qualcos'altro? No, dai, diamo i meriti al tiro di Fausto Bettini, dai. Molto bel gol. Molto bel gol. Bel gol. E niente. Titolo di studio, licenza media. Perché non si può dire, scusa. Eh? Gol molto molto bello. I'm very happy for this. Cioè ci può stare, era un po' emozionato, soprattutto di sostituire Pisa. E allora eccoci finalmente all'interno del Palasport di Villa d'Ose per assistere assieme a quello che sarà questo quinto incontro del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Oggi arriva il San Precario che ha preso una gran batosta in casa, 8-1, questo è il risultato a favore del Pernumi, oggi vorrà riscattarsi. Il loro Vigo invece per dare continuità dopo la vittoria esterna, vittoria arrivata per 5-2 contro il Medwork Arzergrande. Un po' la prova del 9 per i ragazzi di Mister Mauro Gonzato. Terzi contro sesti, il loro Vigo 10 punti in classifica, il San Precario solamente 6, 21 le reti fatte per Fabio e compagni, 6 quelle incassate che caratterizzano così il terzo miglior attacco, ma la difesa comunque da rettificare. Per gli ospiti invece 15 gol fatti, 16 quelli incassati, una partita che si preannuncia super avvincente. Invece per quanto riguarda i bomber, per gli ospiti troviamo Mattia Serafini con 4 reti, dalla parte opposta un Fabio Di Mauro on fire nell'ultimo match con 7 gol. Dunque vediamo come si comporteranno anche i bomber delle due squadre. Noi adesso andiamo a piazzare le telecamere per augurarvi un bello spettacolo e vedere come andrà in scena questa partita e quale sarà l'esito di questa. Andiamo a vedere. No! Oh, bellissima! E allora eccoci finalmente assieme per raccontarvi quella che sarà la quinta giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi i ragazzi di Mister Mauro Gonzato fanno visita a quelli di Flavio Furlan, il Rovigo, per dare continuità. Questa è la parola chiave per Fabio e compagni, mentre il San Precario per riscattarsi dopo il brutto scivolone interno per 8-1 contro il Pernumia, come accennavamo nelle prepartite. Intanto vediamo la classifica: Yes Orc Valley, Torrei e Pernumia sempre più primi, Rovigo a meno 2. Il campionato è lunghissimo, lo sappiamo, però bisogna fare risultato oggi. E adesso andiamo a leggere le formazioni. Per il Rovigo troviamo Pasello in porta, difeso da Morello, quest'oggi capitano, a destra Mariotto, rientrato da un lungo infortunio, Fabio Di Mauro sulla sinistra e come pivot Garofalo. Dalla parte opposta invece per il San Precario troviamo Capano in porta, difeso da Polimene, il capitano, laterale destro Magarotto, laterale sinistro Parro e come pivot Serafini. Elia Parro, che tra l'altro è reduce da una stagione clamorosa in cui ha sfiorato i quasi 50 gol, aggiudicandosi così la classifica capocannonieri del campionato di Serie D di Futsal. Ma si parte, fallo laterale per gli ospiti con Polimene che butta l'occhio al centro, poi va a servire Magarotto, ostacolato anche da Fabio, nessun pericolo per Pasello. Polimeni su assist in questo caso di Serafini. Pasello c'è, sguardo al centro di Serafini che va a pescare Polimeni, e a sorpresa dopo soli 3 minuti di gioco porta avanti il capitano del San Precario Antonio Polimeni, grazie al suo quarto centro in questa stagione. Il 18 e l'11 avevano solamente fatto le prove generali pochi secondi fa. Difesa comunque troppo piatta del Rovigo, Mariotto non esce, forse avrebbe potuto fare qualcosa in più qui il numero 8, poi la palla bacia la traversa e si insacca ed è subito vantaggio. Vediamo quale sarà la reazione da parte della squadra di Mister Mauro Gonzato, che è stata poche volte sotto nel punteggio in questo campionato. Seguiamo Garofalo che va da Mariotto, che pensa alla conclusione. Mariotto, Di Mauro! Subito la reazione da parte di Fabio Di Mauro col suo ottavo centro in questo campionato, e arriva col tacco. Un gol bellissimo, quanto importante per ristabilire le gerarchie e provare ora a scalare la montagna che si stava facendo sempre più alta. Vediamo qui il colpo di tacco al volo. Bravissimo e anche sveglio e reattivo il numero 9 del Rovigo, che ora fa il sorrisetto perché sa quanto è importante questo gol. Ma seguiamo ancora l'11 che va da Serafini, si gira ma viene ostacolato da Morello, riparte Pasello, sempre il 14 che va da Garofalo, duello un po' in mezzo al traffico, mette la palla al centro allontanata dal Parro, ripulisce Fabio Di Mauro, a sinistra c'è Mariotto, lo vede il 9. Poi l'8 torna sempre da Fabio Di Mauro che imbuca per Ezechiel Morello. Provvidenziale qui Magarotto che tocca la palla prima di Capano. Poi la tocca anche il numero 1. Rivediamo qui quello che è successo da replay. Bellissima la trama di gioco disegnata da Fabio Di Mauro, che va a pescare lo spazio sotto le gambe da parte di Polimeni. Poi molto brava qui la retroguardia a chiudersi da parte del San Precario. Ma riparte ancora una volta Polimeni e riparte ancora Fabio con lui che mette in fallo laterale. Garofalo cerca il dribbling su Parro, un cliente scomodo, lo sa il 10 che deve ripartire, lo fa con la solita assistenza di Mariotto. Da questi Ezechiel Morello, Fabio sinistro, destro! E arriva il controsorpasso, 8 minuti di gioco da panico e parkour al Palasport di Villa d'Ose, è 2-1 e ora ha ribaltato il punteggio Fabio Di Mauro col suo nono gol in questo campionato. Rivediamo il bellissimo movimento a svuotare il centro, andare sull'esterno, stop di sinistro per il destro e va a pescare lo spazio sotto le gambe di Capano. E adesso la partita sembra aver cambiato trend, era importante iniziare bene, non l'ha fatto il Rovigo, ha fatto però una rimontata incredibile in questi primi 9 minuti. Ma seguiamo ancora a Mariotto che pensa al sinistro, si libera, vuole farlo partire, lo fa partire ora Capano, poi ancora Mariotto, mamma mia, che partita! L'otto
Su calcio d'angolo va da Ezequiel Morello, che ora ripulisce, va a pescare tra le linee Garofalo, che lotta un po' con Parro, anche con Polimeni. Se la cava molto bene il 10, che va dal 9, che torna dal 10! E arriva il gol anche di Garofalo! Due gol e un assist per Fabio in questi primi 10. Ora arriva anche la firma da parte del vice capocannoniere del Rovigo, Raffaele Garofalo. Un gol che ora inevitabilmente piega la partita in un senso ben delineato. Vediamo, bellissima la palla di Fabio, bellissimo il timing anche di Raffaele Garofalo. Era uscito comunque Capano, che aveva cercato di ostruire più porta possibile, non ce l'ha fatta, ma attenzione a Fabio che recupera un altro pallone. Dunque Garofalo che torna sempre da Fabio Di Mauro. Sibila il palo e si perde sul fondo la sfera. Riparte ancora una volta Polimeni, che va a pescare tra le linee Serafini. Morello prima del 18, calcio d'angolo. Serafini torna sempre a calciare il 18 sull'assist dell'11. Pasello ancora una volta si fa trovare presente. Morello, Fabio Di Mauro sfida l'11 avversario, si porta a casa un calcio di punizione. Ezequiel Morello va dal 9, da questi al 10, vuole il dialogo, si chiude, ma Fabio non riesce a controllare, dunque può ripartire Parro, che fa fuori un avversario, ne fa fuori due, Parro fino in fondo! E arriva alla rete del 3-2, davvero una partita allucinante! Terzo gol in stagione da parte di Elia Parro, accennavamo del capocannoniere dello scorso campionato, ha sfiorato le 50 reti l'anno scorso e adesso fa un gol veramente tanto tanto bello. Quanto è importante per aprire una partita quando sono passati solamente 15 minuti di gioco, pensate un po'. Ma adesso Garofalo va da Mariotto, che torna da Garofalo, anticipato dal numero 4, e riparte Parro. Fallo da parte di Mariotto, che si prende anche il cartellino giallo. Ora bisogna fermarlo come meglio si può il numero 2 degli avversari. Intanto esce ora Fabio Di Mauro, entra Loato per dare un po' più di copertura. Riparte Rosa, fermato da Morello. Attenzione, 3 contro 1. Morello, a destra c'è Garofalo, va proprio da lui Garofalo, la palla è buona. Morello, attenzione, tanta confusione, arriva Fabio con due bill destro e si immolano come meglio possono ora i giocatori del San Precario. Ma seguiamo Ezequiel Morello, che va da Loato, da questi a Fabio, la gioca al centro, allontanata da Baccari, poi Fabio se la va a riprendere. Ancora Ezequiel Morello, Fabio, Loato, Ezequiel Morello, davanti a sé c'è Loman. Morello decide di fare tutto da solo, la palla si perde esternamente. Calcio d'angolo, Baccari va all'indietro da Rosa, da questi a Polimeni, il destro piazzato. Pasello non si fa cogliere, impreparato, e Loato fa ripartire i suoi. Fabio, fallo laterale dentro, Guaraldo, sinistro murato, Loman ripulisce, cerca di ripartire, lo fa sempre con l'assistenza di Guaraldo, che va da Fabio, piazza anche l'11. Questa volta del Rovigo, pallone però di facile presa per Capano. Fabio ancora una volta vuole il gol, il giocatore che è andato in rete anche nello scorso match. Capano però non è dello stesso parere. Attenzione a Loman, che riconquista una gran palla su Rosa, cerca di allargare il gioco. Parro davvero generosissimo nella sua chiusura difensiva, essenziale in fase offensiva quanto di quella di copertura. Il destro da parte di Fava, appena entrato voleva subito destabilizzare la difesa del Rovigo, non ci è riuscito. Loato, Loman cerca di tornare sempre dal 4, chiude le gambe questa volta al momento giusto. Capano, cambio sistematico per questi ultimi spiccioli di partita. Fuori Loato, dentro Fabio Di Mauro, Magarotto dentro Polimeni, Pasello in presa sicura, Arpione alla sfera, Sherrud, Guaraldo torna sempre dal 7, che ora cambia gioco, decide di andare da Fabio, che fa fuori secco Parro. Fabio dentro sul secondo palo per Sherrud, anticipato ancora una volta da Polimeni, era ben appostato anche Magarotto, e si conclude così la prima frazione di gioco, 3-2 per i padroni di casa. Noi adesso andiamo a sentire direttamente le impressioni dal campo e poi andiamo ad assistere a questi secondi 30 minuti di gioco. Dunque eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio dice Rovigo 3, San Precario 2, una partita bellissima, ci sono stati tantissimi gol, è andato in vantaggio il San Precario con il loro numero 11, dopodiché bella la reazione del Rovigo, bella la reazione di Fabio e di tutti i compagni, che sono riusciti a ribaltare le gerarchie dell'incontro e si sono portati sul 3-1 grazie alla doppietta del solito Fabio Di Mauro, il primo gol di tacco, un gollonzo un po' come il secondo, e poi dopo bello anche l'assist da parte del 9 per il 10, un binomio che ci siamo abituati a vedere in questo campionato e molto funzionale. Il San Precario non si è disunito, ha continuato a spingere, non si è demoralizzato quanto hanno fatto magari le altre squadre in episodi precedenti, e con il loro numero 2 hanno trovato la seconda rete valevole il 3-2 momentaneo, che permane sul parquet del Palasport di Villa d'Ose. Vediamo se in questo secondo tempo
gioco, le gerarchie cambieranno o se il Rovigo riuscirà definitivamente a chiudere l'incontro. Andiamo a scoprirlo assieme. E allora eccoci nuovamente assieme per seguire il secondo tempo di Rovigo. San Precario e padroni di casa per chiudere una pratica definitivamente, una pratica tutt'altro che chiusa. Gli ospiti invece per il colpo grosso in quel di Rovigo. Sul punto di battuta troviamo Iman Sherrud che scarica adesso la sfera all'indietro direzione Morello a sancire l'inizio di questi secondi 30 minuti di gioco. Morello, Mariotto, verticale per Sherrud che torna sempre dall'otto. Mariotto fermato da Magarotto e poi Polimeni si va a riprendere il possesso grazie a questo fallo conquistato su Iman Sherrud. Mariotto, Ezechiel Morello allarga dalla porta opposta per Fabio Di Mauro, vicinissimo alla tripletta, il 9 del Rovigo. Sarebbe stata la sua seconda tripletta in questo campionato, per ora mancata, ma c'è ancora tutta una seconda frazione di gioco da giocare. Sherrud davanti a sé a Magarotto, un cliente scomodo, poi verticalizza bene dove si inserisce tra le linee Fabio. Da questo è Morello in bagger, Capano, una parata da pallavolista, ancora Mariotto, ancora palo esterno. Adesso si sta salvando come meglio può il San Precario, ma è partito fortissimo il Rovigo. Ezechiel Morello, la suola, la finta dentro per Mariotto e poi forse anche il fallo ai danni di Polimeni. Non aveva centrato lo specchio della porta. Giocatore rientrato dall'infortunio, rivediamo quello che è successo. Bellissima la palla qui di Ezechiel Morello, poi bravissimo Polimeni ad anticipare Mariotto, ostacolare il tiro del numero 8. Parro va all'indietro per Polimeni, il suo tiro si infrange addosso a Sherrud che prova ad avventarsi sulla sfera, ma è più veloce di lui Parro, che poi da gassa il motorino, il numero 2 del San Precario, poi sterza secco su Mariotto, cerca l'imbucata, capisce tutto Ezechiel Morello che va da Sherrud, da questi a Fabio Di Mauro, e 3 contro 2, il 9 va dall'8, da questi al 7 che torna da Mariotto, un gol da manuale del futsal, forse il primo veramente da calcio a 5 per il Rovigo in questa stagione. Una triangolazione mostruosa, 3 tocchi, 3 passaggi e si è andati in porta. Rivediamo Fabio Di Mauro, Mariotto, Sherrud sempre per Ayrton Mariotto che insacca così e trova la sua prima rete in questa stagione al ritorno in campo con il Rovigo. C'è stato anche il tocco di uno super Polimeni che però non può nulla sul sinistro e sull'azione ben congegnata da parte dei ragazzi di mister Mauro Gonzato. Proprio Mariotto che va da Di Mauro, da questi Ezechiel Morello, verticale per Sherrud, attaccato sempre da Polimeni, se la cava sempre con l'assistenza di Fabio Di Mauro. Veronica il numero, poi viene contenuto da Serafini che si rifugia in fallo laterale. Mariotto, Sherrud, torna sempre da Mariotto, da questi a Ezechiel Morello, elegante con l'esterno per Fabio Di Mauro che gli rende il favore, il tiro, il palo, poi Ezechiel Morello! Ancora una volta lui, come nella prima giornata, trova la seconda rete in stagione. Questa volta ci sta prendendo gusto il Rovigo che sta costruendo davvero un bel gioco e ora bellissimo, rivediamo dal replay il passaggio con l'esterno della scarpetta destra da parte di Morello per Fabio, il tiro di punta e il palo e conseguentemente il colpo da biliardo da parte del giocatore veneto argentino che trova così il suo secondo gol. Ce l'aveva detto nella prepartita, un giocatore da 11-12 gol in stagione e lo sta facendo vedere. Sherrud intanto dentro sull'assistenza di Mariotto, non riesce a centrare lo specchio della porta. Polimeni, Parro, torna sempre da Polimeni, la sponda di Serafini a propiziare, Parro, il destro, sibila vicino al palo e si perde sul fondo. Mariotto, Ezechiel Morello, torna sempre da Mariotto che sventaglia questo pallone in avanti, Fabio lo addomestica per Sherrud, incredibile la parata di Capano, ma forse c'è stato anche un tocco da parte di Parro. Rivediamo quello che è successo da replay. Che palla da parte di Mariotto, Fabio con l'esterno elegantissimo, Sherrud che calcia e poi devia prima che pari il tiro il portiere Parro e riesce a facilitare l'intervento da parte del numero uno degli ospiti. Ezechiel Morello cerca una soluzione, la trova nella verticale di Sherrud che sfida ora Polimeni, pensa al sinistro, lo carica, la palla rimane viva, Fabio fa fuori anche Parro, Fabio, tiro deviato ancora da Polimeni, sarà calcio d'angolo ed esce ora Fabio Di Mauro, 5 da parte di Garofalo e anche da parte di mister Mauro Gonzato che ora gli dà suggerimenti. Ma seguiamo Polimeni che va da Parro, il destro deviato, si infrange sulla schiena di Brancaleon, calcio d'angolo. Dentro la sfera, ancora Brancaleon, da questi a Sherrud, attaccato da Rosa. Rosa! Mamma mia, qui la stava combinando grossa Iman Sherrud. Per fortuna c'è stato un ottimo intervento difensivo da parte di Ezechiel Morello. Ezechiel Morello che ora per poco non propizia anche la rete del 6-2. Tanta confusione, Morello attaccato da Polimeni. Calcio di punizione. Ed ora Brancaleon, la sua concentrazione va al destro! Iman Sherrud diventa praticamente un giocatore aggiunto alla barriera del San Precario. Diventa Romelu Lukaku della situazione. Brancaleon allarga il gioco per Guaraldo, da questi a Garofalo, il destro, la parata incredibile di Capano e poi la palla balla, danza sulla linea ma non va dentro. Rivediamo quello che è successo dal replay, il destro caricato, forse c'è stato anche il tocco di Parro ancora una volta, poi
come meglio può Capano riesce a neutralizzare la sfera e fa sì che questa non varchi la linea. Sherwood attaccato da Parro che si va a riprendere un pallone, attenzione 2 contro 2, Veronica di Parro che ora sta facendo vedere davvero grandi cose, ma non c'è fallo, se lo va a riprendere dunque il possesso il Rovigo. Brancaleone il numeraccio su Rosa, poi allarga il gioco per Garofalo, Garofalo vicinissimo alla doppietta, qui mamma mia cosa ha sbagliato Raffaele Garofalo, ad un passo dalla sua doppietta personale quest'oggi, ma seguiamo ancora Garofalo che va da Sherwood e arriva il secondo gol consecutivo per Eman Sherwood, una partita non perfetta, non brillante, viene comunque esorcizzata così dalla rete valevole il 6-2, probabilmente un gol che chiude definitivamente i giochi. Guaraldo Garofalo Sherwood piazza il pallone, incrocia, ha provato a intervenire coi piedi Capano, non c'è riuscito ed ora è più 4 per i ragazzi di Gonzato quando mancano 8 minuti di gioco al termine dell'incontro. Polimeni, verticale per Parro che si gira ma non inquadra lo specchio della porta ed entra Francesco Di Mauro al posto di Mirko Pasello per questi ultimi minuti di partita. Vediamo come si comporterà il portiere classe 2004 che è stato molto sfortunato nella trasferta di Medurk Arzegrande. Parro sguscia via, Parro, fallaccio da parte di Danny Fabio, si avvicina il direttore di gara che estrae il cartellino giallo, gli va anche bene a Danny Fabio, brutto il fallo. Polimeni da calcio d'angolo viene incontro Fava, Polimeni va in porta e arriva il gol del San Precario che forse non riapre la partita ma è un fulmine a ciel sereno che un pochettino di speranza in più le dà al San Precario. Il dialogo tra Danny Fabio, l'11 e il 18 del Rovigo a spiegarsi sul malinteso che ha generato la terza rete degli ospiti. Rivediamo quello che è accaduto dal replay, la palla messa al centro dal capitano e poi con la caviglia dello scarpino destro Fabio tocca, la palla bacia conseguentemente il palo prima destro e poi sinistro, come se non bastasse la sfortuna per Francesco che sia al suo esordio che ora non è riuscito a mantenere la porta inviolata, a tenere il clean sheet. Ma seguiamo Parro che sguscia via, Parro, Francesco questa volta con la mano a sinistra disinnesca il pericolo. Guaraldo, Garofalo alla sponda di testa, dentro per Fabio che va al destro ma non c'entra la porta. Fabio su calcio d'angolo va all'indietro per Loato, lo stop orientato, poi in buca per Garofalo che cerca la palla sul secondo palo, allontanata da Fava, poi Rosa, lì non si va a riprendere la palla, battaglia con il numero 4 del San Precario, calcio di punizione. Loato, Guaraldo, Fabio, adesso prova a gestire il Rovigo, bella l'imbucata direzione Loato che va da Garofalo che torna dal 4, gli sbarra la porta in faccia Capano, vicino al gol del 7-3, Alino, Loato, Parro, sguscia via su Loato, Parro, ottimo il numero ed ora cartellino giallo ai danni del numero 4 del Rovigo. Ultime speranze per il San Precario quando siamo entrati nel secondo minuto di recupero. Polimeni allarga per Fava che va al destro. Francesco c'è e fa ripartire subito Fabio con 2B, ma si va a riprendere la palla all'11 del San Precario. Il capitano che ora lotta con l'altro 11 allarga il gioco per Fava. E ancora una volta Francesco pulisce la sfera e finisce così 6-3 per il Rovigo che riesce a portarsi a casa la seconda vittoria di fila ed ora è a meno 2 dal primo posto presidiato dallo Yes Work Valley che oggi ha vinto contro il Pernumia. E vediamo anche il saluto da parte di Fabio e compagna, gli ultra del Rovigo venuti oggi a sostenere la squadra. Andiamo a sentire le nostre interviste che oggi abbiamo tanti ospiti speciali e andiamo a vederli. Dunque eccoci nel post partita di Rovigo San Precario, il punteggio finale dice 6-3 per i padroni di casa, una bella vittoria, non era facile, lo sapevamo, il primo tempo è stato un po' così e così, i padroni di casa sono riusciti a portarsi in vantaggio in seguito allo svantaggio iniziale e poi dopo nel secondo tempo hanno un po' ipotecato la partita anche a seguito delle belle trame di gioco escogitate dai ragazzi di Mister Gonzato. Eccoci con i due giocatori del Rovigo, Olly e Benji, come vi ho ribattezzato nell'ultimo video. Come è stata la partita secondo il vostro punto di vista dal campo, Fabio? Oggi un po' meno lucido rispetto al solito, un po' meno preciso, come l'hai vista? Di positivo c'è che almeno ho fatto i gol che hanno aperto la partita, però sì, sono stato molto meno lucido del solito, forse la mia peggior partita, però comunque sono contento che a livello collettivo, a livello corale, penso sia andata meglio anche grazie al rientro di Mariotto che siccome fa la differenza a livello di squadra ci ha dato una gran mano a costruire meglio le azioni e abbiamo dimostrato anche nel gol. Quarto gol, quello sì, escogitato da Sherwood che ha imbucato dentro per il numero 8, non ha fallito il gol che poi ha un po' chiuso il match. Dall'altra parte un portiere che ha una maledizione, gol dopo 30 secondi anche oggi, ennesima papera, e un Francesco che non c'è, sta pensando seriamente di abbandonare il Rovigo. Più che altro c'è una direzione che troppo poco spazio, non ho tempo di reazione, la palla ero già impostato per bloccarla. Sono stato un po' sfortunato secondo me, poi è sempre il solito discorso, il primo tiro che mi arriva pure difficile. Era il secondo, in porta il primo, siccome non poteva farci niente, era già sulla palla a prenderla, si è stati sfortunati. Guardate come giustifica il fratellino. No, dico la verità, non da quando te. Giocano assieme a futsal la loro
loro amicizia è diventata ancora più forte. No, sono oggettivo, dico la verità. Se sbaglio glielo dico, però non è colpa sua, secondo me, sul gol. Ti volevo chiedere, Fabio, il primo gol, penso uno dei più brutti della storia del futsal, di tacco, no, al volo. Il più è bellissimo, secondo me. Secondo me è stato del tutto casuale, fortuito, fortunato. Perché è fortunato? Non è stato fortunato? No, volevo fare il tacco. Ah sì, quindi tacco voluto? Sì, è voluto il tacco, altrimenti cosa pensavi che fosse? Io pensavo che tipo ti volessi scansare. No, ho visto che la traiettoria era qui dalla porta. Era il tacco di Quagliarella. Sì, vabbè. E allora eccoci nel post partita con due ospiti di eccezione. Abbiamo il ritorno dal lungo infortunio da parte di Mattia Hirton e dall'altra parte il mister dell'Orovigo, Mauro Gonzato, che non ci ha ancora espresso quello che è il suo parere sulla squadra, ma partiamo con ordine. Cosa ne pensa della partita di oggi, mister, e soprattutto della squadra? Le ambizioni del Orovigo restano quelle di vincere il campionato? Le ambizioni sono quelle. Abbiamo costruito la squadra solo per questo scopo, diciamo. Gli investimenti che ha fatto la società sono stati grossi, però cerchiamo di ripagarli. Questa sera è stata una partita doppio volto, nel senso, primo tempo un po' timorosi, un po' lenti, abbiamo preso un gol da freddo praticamente, però ci siamo riscattati bene, abbiamo creato un sacco di occasioni. Secondo tempo molto più veloci, molto più incisivi, abbiamo sbagliato una marea di gol, su quello ci dobbiamo lavorare, però ho visto una squadra compatta, ho visto una squadra che si è aiutata nella fase difensiva, cosa che nelle altre partite era venuta meno. Dobbiamo continuare su questa falsariga cercando di concretizzare un po' di più quelle che sono le innumerevoli palle gol che creiamo. C'è da dire che comunque il San Precario ha giocato una partita molto più aperta, molto più a viso aperto rispetto alle altre formazioni. Mi viene in mente il Saldotec Sant'Anna piuttosto che la Juvenilia Padova, però ecco, i due punti persi contro il Saldotec hanno un sapore amarissimo, perché sì, a questo punto sì. Del campionato si sarebbe potuti essere primi. La strada è ancora lunga, abbiamo possibilità di rifarci, dobbiamo continuare a lavorare così. Ci sono stati degli incidenti di percorso, lo sapevamo, la squadra è nuova, ci sono tanti ragazzi che non si conoscono, si stanno conoscendo adesso. Io sono molto contento dei ragazzi che ho, molto soddisfatto, vedo che lavorano con voglia durante la settimana e questo mi fa ben sperare. Abbiamo trovato veramente una squadra che ha tentato di giocare e così si riesce anche a giocare meglio. Noi soffriamo un po' sulle squadre che sono chiuse, è difficile farle aprire perché sanno le qualità che abbiamo noi e per cui tante volte ci aspettano e cercano di ripartire. Secondo me siamo sulla strada giusta. Eh sì, che poi a proposito di bel gioco mi viene in mente il gol di Ayrton, il quarto, avvenuto in seguito a una trama di gioco bellissima. Gol al ritorno dell'infortunio, una grande prestazione, mister, si sente la presenza di questo ragazzo in campo? Sì, sicuramente la sua esperienza nelle categorie più importanti di queste ci dà una grossa mano. Non vedevo l'ora che rientrasse. Adesso anche lui ovviamente deve trovare il ritmo partita, perché in allenamento è una cosa, la partita è un'altra. Certo. Deve dare una grossa mano agli altri, insomma, per farli crescere, per portarli dove abbiamo idea di andare. Passiamo a Mattia Hirton. Come è stato il tuo ritorno in campo? Come te l'aspettavi? Più facile, più difficile? Il gol, una liberazione a seguito del lungo stop? Sì, allora sono contentissimo di essere tornato a giocare con i miei compagni, per il mister, per il Rovigo. Avevo tanta voglia che metà bastava di tornare, il gol, l'esultanza sul gol, penso tutta lì la mia voglia di tornare. È stato un pelo più difficile solo sotto il punto di vista del fiato, però ho tenuto bene, ho fatto anch'io qualche piccolo errore. Il primo gol secondo me era il mio uomo che mi è passato davanti, per esempio. Ho avuto qualche difficoltà all'inizio a prendere le misure sui due avversari, era molto veloce, poi una volta prese le misure, insomma, non mi sono più fatto saltare, credo. Sono contento della mia prestazione, del gol, e spero di continuare così e di togliermi e toglierci tante soddisfazioni. Tra l'altro posso aggiungere un gol e mezzo, perché c'è da rivedere il gol che ha fatto Fabio, il primo. Dalla tua prospettiva sarebbe entrata? Secondo me non entrava, però beh, io mi pare la panchina, ho avuto quella sensazione. Comunque bene così, vuol dire che eravamo un ragazzo, Fabio in questo caso, ma chiunque sia dei nostri, che gli diciamo sempre di andare ad attaccare il secondo palo, l'ha fatto in maniera propositiva ed è servita. Ha fatto il gol più brutto della storia del futsal di tacco, però e va bene così. Ritengo l'assist che va bene così. Sì, un assist è un gol, comunque un buon obiettivo. L'importante è che la palla entri, poi gli dico sempre, non importa chi sei. L'obiettivo sottoscritto da Mattia Hirton è quello di vincere il campionato come il mister, o ha qualche perplessità in seguito alle vittorie che stanno arrivando sempre delle squadre che stanno davanti? No, beh, in campo vado per vincere sempre, si può riuscire come no, però secondo me abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci quest'anno. Ormai, prossimi alla chiusura del video, ragazzi, introduciamo anche il fidanzato di Francesco Di Mauro, Julian Lohmann. Da quanto tempo state assieme? Soprattutto la vostra intesa è più forte in campo o fuori? Questa... mi cringio. Secondo anno che gioco calcio 5, ho sempre da imparare, la mia stagione è in crescendo, vorrei giocare un po' di più. Non so, più spazio, solo un'opportunità. Sirene estere per Julian Lohmann. Per me è una bellissima persona, secondo me dovrebbe sbloccarsi un po' di più e farsi un po' più valere comunque. Hai tanti pregi, però devi metterti di più in gioco. E ora devi fare te
complimenti a me però. Grazie. Sta dicendo che non c'ho voglia di fare un cazzo fondamentalmente. Allora ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto. Noi ci vediamo giovedì prossimo con il solito appuntamento con il futsal. Ciao ragazzi. Ciao, ragazzi.